Ben ritrovati su Araxan Channel. Oggi vi parlerò del capitolo 1009. È sempre piacevole parlare con voi del capitolo settimanale. Questa settimana se n'è volata. Lunedì 29 marzo sono stato ospite in live da SDR, dove abbiamo parlato dei grandi scomparsi in One Piece. Ne approfitto per rinnovare gli auguri, visto che il 1° di aprile SDR ha compiuto il traguardo degli 8 anni. Mercoledì 31 marzo sono stato in live sul canale di Nerdiamoci Su, dove abbiamo iniziato una tier list del manga di One Piece. Dico iniziato perché ne faremo altre. Stay tuned per sapere quando ci sarà la prossima. Appena usciti gli spoiler, sono spuntati numerosi fake un po' ovunque. Infatti, molti messaggi mi arrivavano in pagina o in privato dicendo che quelli pubblicati da me non fossero esatti. Cerco di avere fonti attendibili. Ci sono troppe fake news sul web e io voglio portarvi contenuti giusti. Con me è molto semplice: spoiler sì, fake news no. Come sempre, ho dato una lettura agli spoiler e sono rimasto piacevolmente incuriosito. Leggendo alcune critiche agli spoiler, ho anche dato lustro alla mia creatività. Questo però è un'altra storia, quindi bando alle ciance e ciancio alle bande. Passiamo al titolo e alla cover. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Perché questa clip? Ogni volta che sento la parola inferno, vedo davanti a me questa scena. Il capitolo 1009 si intitola Inferno, forse però sarebbe meglio Naraka, perché questa precisazione è semplice, non si riferisce all'inferno dantesco, ma Naraka è un termine attribuito nel buddismo ai mondi sotterranei in cui gli esseri senzienti sono condannati dalle loro azioni volontarie negative precedenti alla sofferenza. Grazie Wikipedia! Inoltre, anche diverse mosse e parole usate dai personaggi del capitolo riportano questo tema. Ora parliamo un po' della cover. Nonostante sia a richiesta, mi è piaciuta. Forse perché si vedono tutti i Mugiwara, forse perché ha colori, forse perché vediamo il grandissimo Franky bere la cola, oppure perché Luffy, Zoro e Jinbe stanno mangiando il piatto preferito di Zoro, le polpette di riso. Nella cover inoltre vediamo anche la piccola Otama, Komachiyo, il cane di Otama, e Bunbuku, il bollitore che ha mangiato il frutto Inu Inu modello Tanuki. Inoltre, la cosa curiosa è che se consideriamo Komachiyo, ovvero il cane, il centro della figura, da una parte abbiamo i Mugiwara più deboli, ovvero Robin, Franky, Chopper, Usopp e Nami, e dall'altra quelli più forti, ovvero Brook, Sanji, Jinbe, Zoro e ovviamente Luffy. Altra cosa carina di questa cover a colori è che su quasi tutti i vestiti dei Mugiwara leggiamo o vediamo riferimenti al personaggio che li indossa. Cercali tutti e postali pure qui sotto! Un'altra cosa curiosa sono i colori delle katana di Zoro. Non ci sto capendo più niente, non so voi. E visto che non ho altro da aggiungere a questa cover, passiamo al capitolo. Questo capitolo non prosegue da dove eravamo rimasti, ovvero sul tetto, con lo scambio di sguardi tra Kaido e Luffy, ma riprende dai foderi rossi che incontrano Orochi e lo affettano. Ma sarà vivo o morto? Rifacendosi al mito di Susanoo e avendo Orochi mangiato il frutto Yamato no Orochi, possiede inizialmente 8 teste totali, di cui una persa con Kaido e altre 6 con i foderi rossi nell'odierno capitolo. Anche se la matematica è un'opinione, o forse non lo è, rimane una testa. Chi si aggiudicherà il prezioso teschio si dia inizio al web voto. Su, sto scherzando. Ma c'è anche Fukurokuju, un'altra seccatura. Nelle SBS del volume 96, oltre alla sua altezza 2 metri e 21 centimetri, ci viene indicato che la sua specialità è l'esplosione dei lobby. Infernale, direi, per restare in tema con il capitolo. Sarà il turno di Raizo di entrare in azione. Avremo un combattimento nin-nin, ninja versus ninja. Una delle domande che avevo chiesto nel precedente videocommento: cosa si inventeranno per sbarazzarsi di uno dei due imperatori? Ha trovato risposta in questo capitolo. Ma prima assistiamo a uno dei colpi più potenti visto in tutto One Piece, ma che dico, di tutta la storia del fumetto, di tutto l'universo, Saitama fatti da parte, l'attacco combinato di due imperatori. E chi trattenendo per poco quel colpo riesce a salvare tutte le supernova presenti sul tetto? Non vi sento, ditelo più forte! Esatto!
Roronoa Zoro. La sceneggiatura e il colpo stesso sono una citazione a Dori e Brogi, i due giganti di Little Garden. La spiegazione dei kanji potete leggerla tranquillamente sul capitolo dei Lupi Team, troverete il link nella descrizione. Il colpo dei due imperatori è devastante. Probabilmente senza l'intervento di Zoro sarebbero tutti ridotti molto male, se non peggio. La scena mi ha un po' ricordato quando Barbabianca carica un colpo che viene fermato da ben tre ammiragli. Infatti, un personaggio orgoglioso come Capitano Kid ringrazia Zoro del suo intervento. Potrei aggiungere altro, ma una parola è troppa e due sono poche per descrivere questa scena. E ora torniamo alla domanda che feci sul finale della precedente videoanalisi e che ho detto poco fa. Cosa si inventeranno le 5 supernova per separare Chip e Chop, insomma Kaido e Big Mom? Approfittando del fatto che Luffy va contro Kaido dopo quel colpo in combo, che definisco devastante, le altre si occupano di Big Mom. Bisogna separare Big Mom dai suoi homies. Che Luffy lo abbia fatto volontariamente o meno, la sua azione risulta fondamentale, poiché tiene occupato Kaido e in quel frangente Law e Kid pensano a Zeus, il fulmine, rinchiudendolo in una scatola punk. Hanno preso il loro Pokémon. Zoro taglia Prometheus il fuoco e Killer pensa a Napoleon la spada. Big Mom sembra dire la frase che tutti noi hanno pensato, ovvero: pensate basti per mettermi fuori gioco? Io sono Lillin! Sono invincibile. Era tutto parte del piano infernale, un piano che nella sua semplicità è super efficace e vediamo Big Mom fatta precipitare, scena epica che chiude il capitolo. E ora qualche ipotesi. Un'aura potentissima. Il breve dialogo tra Law e Kid, oltre a rispondere alla domanda ma perché Law con il suo potere non butta giù uno dei due imperatori, apre una porta interessante verso il futuro. Mi spiego. Se grazie a Lucky gli imperatori sono come immuni al potere di Law, in futuro Luffy potrebbe sempre, grazie a Lucky, diventare quasi immune al potere di Barbanera. Mi riferisco al Gorgo Oscuro o Black Hole. Volo pindarico? Molto probabile. Se volete un'analisi completa dei vari attacchi utilizzati, vi invito a leggere tutte le note al capitolo tradotte sul sito dei Lupi Team. Trovate i vari link in descrizione. Prossima settimana nessuna pausa. In questo capitolo non abbiamo visto né Momonosuke né Yamato e dei Mugiwara abbiamo visto solo le supernova presenti sul tetto. Luffy ha subito un colpo micidiale da parte di Kaido. Ma penso che nel prossimo si rialzerà e sfodererà un nuovo colpo, ovviamente dopo che i suoi compagni di combattimento se la saranno vista molto brutta per tenerlo a bada. Il capitolo vi è piaciuto? Cosa ne pensate? Dopo un capitolo del genere, solo per far scaldare i cuori, vorrei chiedervi: qual è il vostro personaggio preferito di One Piece e perché? Hawkins starà leggendo le carte, cercando un modo di scappare? Altro? Se avete domande su questo capitolo, sul video, sulla saga di Wano, su One Piece, lasciate un vostro commento, risponderò volentieri. E ora tempo di meme! Questo è di Carlo Pagano 88 di Pastorizia Nerd and Games. Quando l'ho visto, ho chiesto se potevo usarlo in questo video perché mi è piaciuto molto. Facciamo triggerare i sangisti! Dov'è Sanji? I sangisti degli spoiler sono come It! Trovato il vaccino per gli Zoriani, grazie Chopper! Trovato il vaccino per i Sangisti, grazie Chopper! Da un lato abbiamo la reazione di Sanji che legge gli spoiler, dall'altra la risposta di Zoro. Immortalata la reazione di Tiziano Crudeli che ha letto il capitolo, vero Zoriano medio! E infine Pin Camin, passante di professione che commenta la scena finale. Ultime news ufficiale, dopo la grandissima e inimitabile Emanuela Pacotto, la doppiatrice di Nami, anche Renato Novara, il doppiatore di Luffy, ha fatto l'annuncio su Instagram: sono tornati a doppiare One Piece. Non si sa ancora quanti episodi verranno doppiati, quindi evito di dilungarmi. Spero solo che gestiranno meglio il palinsesto in modo da diluire questi episodi il più a lungo possibile. Come credo avrete notato, sto cercando di migliorare la qualità dei video e spero i risultati vi piacciano. Se avete consigli, sono ben accetti. E ora i saluti. Saluto il Circolo del Leoncino Veri Massoni. Volevo ringraziare e salutare coloro che hanno commentato il precedente video, ovvero Eleonora, Fabrizio,
Francesco e Deidara. Deidara ha anche confermato l'apprezzamento dell'esplosione nel capitolo 1008 e mi ha dato una sua impressione su Kaido, impressione che potete vedere in questa immagine. Se siete arrivati fin qui, commentate in barba chi critica il nostro capitano Monkey D. Luffy con hashtag King Luffy, oppure, stando più in tema con il capitolo, hashtag Dante Inferno. Siamo quasi arrivati alla fine. Nei prossimi giorni vedrò di occuparmi di alcune cose che spero vi piaceranno. Ricordo a tutti che chi ama One Piece lo condivide. I Lupi Team cercano editors. Se il video ti è piaciuto, pollice in su. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!